Poracci, ne è passato di tempo, ma torna solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con il leggendario quiz show di Amadeus, un capolavoro ai livelli di Symphony of the Night e Metal Gear Solid 1, una pietra miliare dell'era PlayStation 1. Per quanto riguarda le risposte sbagliate, vi dovrei mettere a tutti quanti, sia a chi ha tirato fuori Pedro, sia a chi se n'è uscito con Amadeus Ex. Tanta roba. Quindi, per non fare un torto a nessuno, il vincitore è Shall Creator, che indica Amadeus come principale villain del prossimo Batman. Dai, è chiaramente la persona più malvagia dell'universo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che non sono Tears of the Kingdom. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, un ritorno in grande stile. Quindi non c'è tempo da perdere, se siete nuovi iscrivetevi subito al canale e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate links, tutti da cliccare, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Ok, come da tradizione partiamo subito dall'angolo della poracciata. Vi segnalo una bella combo su Nintendo Switch. È di nuovo disponibile una prova gratuita di 7 giorni per Nintendo Switch Online. Questo significa che potrete passare questo weekend sfruttando tutti i benefit del servizio in abbonamento. Tra l'altro, fino al 7 c'è in prova gratuita Cadence of Hyrule, il rhythm game che è un crossover tra Crypt of the Necrodancer e The Legend of Zelda. Perfetto per passare l'ultimo weekend prima di Tears. Questa settimana abbiamo ben 3 titoli da riscattare gratuitamente sull'Epic Game Store. Against All Odds, Horizon Chase Turbo e Keio the Kangaroo. Incredibile, ma Poro, questi li conosco già un po' meglio. Keio è un bel action platform perfetto se messo gratis, un vero remake nostalgico, mentre Horizon Chase Turbo è considerato come uno dei migliori racing arcade degli ultimi anni, imperdibile. Aspetto nei commenti se qualcuno di voi ha già provato Against All Odds. In occasione dello Star Wars Day trovate una miriade di giochi della saga ideata da George Lucas in sconto. Anche su Switch la selezione è molto ampia e avete ancora qualche giorno per farvi un giro su Deco Deals e vedere se c'è qualcosa che fa il caso vostro. Anche Amazon Prime Gaming ha iniziato a rilasciare i giochi gratuiti di maggio. Questo mese non ci sono delle vere e proprie bombe, però dal 4, cioè ieri, sono disponibili 2 titoli che per molti saranno un vero e proprio colpo al cuore, Super Sidekicks e Rogue Squadron 3D. Se vi prende il weekend nostalgico, sapete dove andare. Quanti di voi sono iscritti ad Apple Arcade? È un servizio in abbonamento di cui si parla pochissimo, nonostante la grande popolarità dei device Apple. Il servizio ha appena ricevuto un maxi aggiornamento con l'aggiunta di 20 nuovi titoli. 16 di questi sono versioni senza microtransazioni e pubblicità di titoli presenti sull'App Store, mentre i restanti 4 sono giochi in esclusiva. E tra questi segnalo il seguito di What the Golf, chiamato What the Car, e anche un roguelike isometrico delle tartarughe ninja, completamente random. Se non fossi già abbonato a troppi servizi, sarei quasi curioso di provare questo Apple Arcade. Manca ormai una settimana all'uscita di Tears of the Kingdom e questi 7 giorni saranno lunghissimi. Potete però passare un paio di ore recuperandovi questo concertone caricato su YouTube. Si tratta di una live performance eseguita dall'orchestra giapponese Performance Gap, dove viene ripercorsa tutta la colonna sonora di Breath of the Wild e in chiusura c'è spazio anche per qualche sorpresina. Un'esibizione imperdibile per i fan della serie. Un altro seguito attesissimo per quest'anno è Spider-Man 2 e Sony probabilmente, per rilanciare l'hype intorno alla saga, ha deciso di muoversi in un modo un po' particolare, più che altro un po' in ritardo. Da oggi è infatti disponibile la versione remastered per PS5 in formato standalone del primo capitolo sul PlayStation Store. Per accedere alla versione next gen non dovrete più acquistare necessariamente l'Ultimate Edition di Miles Morales, ma a questo punto potrete o pagare i 10€ di aggiornamento della versione PS4 oppure il prezzo pieno di 60€, che forse magari è un tantino un po' troppo. Magari compratevi una copia usata per PS4 e poi fate l'upgrade. Lo Spider-Man di Insomniac rimane un titolone imprescindibile. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e per quanto riguarda Nintendo abbiamo una doppia storia.
Da una parte il successo del film di Super Mario che continua imperterrito la scalata al box office, dall'altra invece il declino di Pokémon Go. Ma attenzione, a quanto pare c'è spazio per un colpo di scena. Un risvolto inaspettato che però non riguarda il successo del film di Mario. È stato chiaro sin da subito che il film sarebbe stato un successo senza precedenti e proprio come avevamo ipotizzato qualche settimana fa, la pellicola ha finalmente superato il miliardo di dollari al box office. Questo anche grazie all'uscita in Giappone lo scorso 28 aprile. Il titolo in madrepatria è arrivato in ritardo perché per la versione giapponese si è scelto non di tradurre semplicemente il copione occidentale, ma di adattare lo script alla sensibilità del pubblico giapponese. Magari non è direttamente merito di questa attenzione ai dettagli, ma comunque il film è stato un campione di incassi anche in Giappone. Con 13,5 milioni di dollari incassati nel primo weekend, Mario ha infranto numerosi record anche sul suolo nipponico, confermandosi come uno dei più grandi successi di sempre di Universal, andando a superare anche le ottime prove di altri titoli Illumination, eppure blockbuster del calibro di Jurassic World. A questo punto direi che l'ultimo tassello mancante è l'annuncio non di un seguito, ma di un gioco direttamente legato al film. Noi aspettiamo. Mentre, cosa succede con Pokémon Go? Beh, qualche giorno fa è circolata la notizia che il gioco fosse in profonda crisi, che poi crisi relativa visto che si parla sempre di guadagni stellari. Secondo il sito mobilegames.biz, il gioco avrebbe incassato per il mese di aprile 2023 solo 34,7 milioni di dollari, un netto calo sia rispetto ai 42,8 di marzo sia rispetto ai 58 di febbraio. Delle entrate così basse, sempre per il portale, non si vedevano da lontano febbraio 2018, ma quindi si tratta di un campanello d'allarme per la creatura di Niantic? Dopo 7 anni dalla pubblicazione sta finendo l'era di Pokémon Go? A quanto pare non è proprio così, perché un rappresentante di Niantic ha rilasciato una dichiarazione a Eurogamer, dove afferma che il report è incorretto e che in realtà i guadagni sarebbero in aumento rispetto allo scorso anno, nonostante aprile abbia segnato dei numeri più bassi rispetto ai precedenti mesi del 2023. Il motivo sarebbe il radicale cambiamento nel funzionamento dei raid, non accolto con molto entusiasmo dalla player base. Il tutto per far sì che gli utenti siano incentivati ad abbandonare i raid da remoto in favore di quelli in persona. Quindi non ci sarebbe tutta quest'area di crisi, ma più che altro un riassestamento delle abitudini dei giocatori. Non so, per me è proprio assurdo il successo di questa app, e anzi ne approfitto della notizia per chiedervi: ma voi ci giocate ancora a Pokémon Go? È raggiunto il momento di parlare dei leak di Tears of the Kingdom. No, tranquilli, niente spoiler, ma c'è una cosa che mi ha fatto troppo ridere. Sappiamo tutti infatti che Nintendo adotta una politica tolleranza zero verso leaker, hacker, spoiler e tante altre parole che finiscono per R. Cioè, per dirvi, non ne abbiamo parlato, ma recentemente è arrivata a chiedere per vie legali a Discord di rivelare l'identità dell'utente che aveva leakato a febbraio il contenuto dell'artbook di Tears of the Kingdom. Quindi non si scherza con l'azienda, ma soprattutto, fossi in voi, non scherzerei neanche con Reggie, l'ex presidente di Nintendo of America. Con un colpo di scena incredibile, il mitico Reggie Fils-Aimé ha risposto con un tweet a un utente che si pavoneggiava di aver installato sulla sua Switch patchata la ROM di Tears of the Kingdom. La cosa più bella di tutte è che lo ha fatto citando parola per parola Liam Neeson in Taken. Avete presente, no? Quel "io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera che fanno di me un incubo per gente come voi". E per fortuna che si è fermato qua, perché la seconda parte non è proprio il massimo della simpatia, diciamo. Ma vi immaginate ritrovarsi Reggie sotto casa per aver fatto gli spavaldi su Twitter? C'è poco da fare. Reggie, anche in pensione, rimane uno dei personaggi più iconici di quella Nintendo che sapeva anche scherzare e non prendersi troppo sul serio. Proprio un'altra epoca. E dobbiamo chiudere la settimana parlando di Redfall, ma facciamolo in un modo un po' diverso. Ormai del gioco probabilmente vi sarete già fatti un'idea. Le recensioni le avete viste. Il gioco purtroppo si inserisce in quella sequela di titoli pubblicati in uno stato pietoso e in più si porta appresso dei problemi strutturali che non ci si aspetterebbe né da una produzione Arcane né tantomeno dal primo AAA pubblicato dall'Xbox Game Studios dopo un lunghissimo periodo di silenzio, esclusa qualche folgorante produzione minore come Grounded, Pentiment e Hi-Fi Rush. Il consiglio comunque è sempre quello: prima di provare con mano, e in questo il Game Pass è salvifico, e poi in caso di gettarvi a gamba tesa in una discussione che più che mai apre a un confronto a dir poco fazioso, sia in un senso che nell'altro.
Se vogliamo però fare un ragionamento serio sullo stato di Microsoft e del brand Xbox, io vi consiglio di recuperare assolutamente l'intervista di Phil Spencer pubblicata sul canale di Kinda Funny Games, dove viene discussa tutta questa situazione e guardate che le parole di Phil Spencer sono estremamente significative e fanno riflettere, perché danno un punto di vista estremamente interessante non solo su come la dirigenza Microsoft sta affrontando il fallimento di Redfall, ma anche qual è la visione del futuro di Xbox. C'è da dire che è strapprezzabile che Spencer si prenda la piena responsabilità per Redfall, ma anche di tutto l'ultimo anno di Xbox che non è stato all'altezza delle aspettative dell'utenza, per citare proprio le parole di Phil. Però i suoi discorsi tradiscono anche un po' di ingenuità, forse dettata dallo stress del momento. Anche in questo caso l'intervista la dovete recuperare e la dovete studiare attentamente minuto per minuto, però i punti fondamentali che emergono per me sono questi. Microsoft non è al momento in grado di gestire i team interni e la scelta di dare totale libertà creativa ai team appena acquisiti, senza apparentemente nessun controllo, non sta dando i frutti sperati, soprattutto perché ancora non sembra esserci un ambiente di cooperazione tra i vari studi. Ma poi, veramente assurdo, chiedendo scusa per quanto accaduto con Redfall, Spencer ha ammesso che le proiezioni interne non si aspettavano un tale insuccesso e si credeva che i voti medi delle recensioni sarebbero stati ben più alti. La promessa è quella di continuare a supportare il titolo in futuro per far sì che raggiunga gli standard qualitativi che ci si aspetterebbe da una produzione AAA venduta a prezzo pieno. E poi, soprattutto, importantissimo, questa non è la fine di Xbox. E sebbene le console abbiano perso centralità nella strategia adottata da Microsoft, l'hardware Xbox rimane un pilastro fondamentale dell'ecosistema Game Pass. Però è anche vero che, sempre per Phil Spencer, è impossibile pensare che Xbox riesca a superare in vendite Sony e Nintendo, e non bastano di certo i grandi giochi a convincere gli utenti a cambiare piattaforma. Che per carità è verissimo, un brand come PlayStation non sparisce da un momento all'altro, ma è anche vero che una lineup competitiva può spingere i giocatori ad affiancare una seconda console al proprio hardware di riferimento, così come hanno fatto tanti utenti con Switch e PlayStation 4 prima e PlayStation 5 dopo. Insomma, il caso Redfall sembra l'ennesimo momento di caduta e riflessione su quanto accaduto da parte di Microsoft, che però a questo punto non so quanti altri scivoloni può permettersi. L'appuntamento è fissato per il prossimo showcase di Xbox, seguito poi immediatamente da quello dedicato a Starfield. Ci vediamo alle 19 dell'11 giugno, segnatevi questa data, perché sarà un momento cruciale per il futuro di Xbox. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, Spencer tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Red, Michele Fall, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!